Trattina cipollari e chicco Nalli è finito l'amore ma non l'affetto reciproco. E, in un certo senso, la loro è ancora una vita di coppia, almeno in quanto genitori dei loro tre adoratissimi figli. A circa 7 mesi dalla separazione dalla celebre opinionista di Uomini e Donne, il noto A-stylist racconta il loro attuale rapporto al settimanale Mio. Un legame ancora forte, che sembra essere una vera rarità tra ex, quasi tutte le sere ceniamo insieme. Se dobbiamo presenziare un impegno andiamo insieme. Per noi è importante che i nostri figli vivano come se nulla fosse accaduto. Chiaramente gli abbiamo spiegato che l'amore tra mamma e papà non c'è più. Però c'è e ci sarà sempre il volersi bene, il rispetto. Un amore finito dopo 12 anni di matrimonio, per quanto sia stata sofferta la decisione di lasciarsi dopo ben 12 anni di matrimonio, Nalli e la Cipollari hanno stabilito che fosse la cosa più giusta da fare, forse anche per conservare un rapporto così sereno. Guai a chi tocca Tina, è intoccabile, fa parte di un percorso della mia vita importante, così sarà per sempre, è la madre dei miei bambini. In loro abbiamo mescolato il sangue l'uno dell'altra, una cosa che nessuno potrà mai separare, dice Nalli, che promette, io voglio continuare a mantenere ottimi rapporti con Tina, voglio continuare a dialogare con lei, a gestire tutta la sfera familiare. Da qualche tempo, Chicco Nalli frequenta Mir Garrido, attrice, modella e ballerina di flamenco spagnola conosciuta su un set fotografico. La nuova coppia ha deciso di non bruciare le tappe. Né Tina né i loro figli l'hanno conosciuta, tempo al tempo, senza sforzare le cose, spiega l'air stylist. Le parole di Tina Cipollari per Nalli. Anche Tina ha riservato parole colme d'affetto per l'ex nel corso di una delle ultime puntate di Uomini e Donne, che ha chiuso la sua stagione il 1° giugno. Lo stimo tantissimo, ha dichiarato durante un dibattito durante il Turnover, precisando inoltre un curioso particolare: se Chicco sposerà un'altra donna, lei gli farà addirittura da testimone di nozze.